Un primo bilancio del risultato elettorale, lo sguardo puntato alle regionali 2023 e un focus sulle proposte da raccogliere e rilanciare sul territorio. Azione Cremona si organizza dopo il voto del 25 settembre con il primo incontro provinciale degli iscritti cremonesi che si è tenuto ieri sera a Spazio Comune. Il bilancio delle elezioni secondo noi è positivo. A Cremona abbiamo visto che i grandi centri, Cremona, Crema, Casalmaggiore, sono sopra la media nazionale, ci fa molto piacere. C'è un bel lavoro da fare su tutta la provincia, nei centri più piccoli, lo riteniamo un lavoro molto importante. Abbiamo avuto un voto importante a livello giovanile, questo ci fa molto piacere, quindi ci sono tutte le premesse per continuare a far bene. Questa serata in particolare che obiettivo specifico ha? Questa serata ha l'obiettivo di incontrare gli iscritti, vederci, fare il punto della situazione, lavorare per l'organizzazione sul territorio e cominciare a pensare anche alle prossime elezioni regionali. Intanto lasciamo al confronto fra gli iscritti, certo è imprescindibile un radicamento sul territorio, quindi lavoreremo finalizzando a questo. Sul panorama politico nazionale, sul nuovo neonato governo Meloni, Foderaro ribadisce il ruolo chiaro di Azione, alla luce anche delle dichiarazioni rese dal segretario Calenda, che si è detto aperto al dialogo con Meloni, pur ribadendo che non entrerà mai in questa maggioranza. Che c'è rispetto verso un governo che nasce, ma una totale differenza di presupposti e di principi, per cui chi governa governerà, noi abbiamo il compito di fare un'opposizione credibile, seria e che porti dei contenuti concreti per migliorare tutte le proposte che si possono migliorare per contrastare in modo deciso quelle che non rientrano nel nostro sistema di valori, diciamo.